Ti sentirai orgoglioso. Non era fregare non mettere il tuo nome. Robert Guédiguian torna al suo cinema, quello ambientato nella sua Marsiglia, quello che racconta il mondo dei lavoratori, quello che utilizza la sua famiglia di attori feticcio, prima su tutti Ariane Ascaride, sua moglie. È stato necessario tornare al mio cinema per verificare lo stato del mio mondo, della mia città, della gente che lo abita e anche per verificare lo stato del mio cinema. Buongiorno. Brutto giorno. Perché? Lo spunto per le nevi del Kilimangiaro è venuto al regista rileggendo una poesia di Victor Hugo, La povera gente, in cui si racconta di una coppia di poveri pescatori che adotta i figli della loro vicina morta, dando loro un tetto e una famiglia, offrendo così solidarietà a chi è meno fortunato. Il poema di Victor Hugo, che si chiama Les pauvres gens. Il film parte dalla poesia di Victor Hugo, che ho trovato bellissima. Era il finale perfetto per una pellicola, quindi ho scritto la sceneggiatura a ritroso, sapendo di voler finire come il poema di Hugo e costruendo di conseguenza il resto. Papà non è in pensione, è in cassa integrazione. Sì, ma un lavoro dove lo trova più ormai? La pellicola racconta la storia di Michel, interpretato da Jean-Pierre Darroussin, e di sua moglie Claire. Nonostante Michel abbia perso il lavoro, vive felice, circondato dall'affetto della moglie, dei figli e dei nipoti, oltre che da quello dei suoi ex compagni di lavoro. La vita di questa coppia viene però messa alla prova il giorno in cui due sconosciuti irrompono nella loro casa derubandoli. Lo shock è ancora più forte quando scoprono che l'aggressore è un giovane operaio licenziato come Michel. Quella violenza è opera di uno come loro. Perché accade tutto questo? Dove sono? Ho voglia di ammazzarlo, quel bastardo. Aussi, si vous voulez, c'est aussi la possibilité de raconter. Il film mette a confronto due generazioni, quella degli adulti e quella dei giovani. I giovani sono pieni di paure oggi, hanno paura di non trovare lavoro, di perderlo, e spesso i genitori sono troppo protettivi e non si curano più di trasmettere i valori fondamentali. Il film vuole raccontare il bisogno di tornare a trasmettere quei valori. Con chi parli? No, niente. Che dicevi? No, mi domandavo che cosa avremmo pensato di noi. La classe ouvrière a changé de costume. Non esistono più i lavoratori di una volta, siamo tutti colletti bianchi, ci sono meno morti sul lavoro ma più suicidi. Non c'è più una coscienza di classe che si dovrebbe ritrovare invece attraverso il riferimento a tutti quei valori di solidarietà e fratellanza che sembrano essere scomparsi in un mondo sempre più automizzato. Quello con due bambini? Sì, col giacchetto celeste. Ok, sospetto individuato. In direzione dell'autobus 37 con due bambini. Era un operaio, come noi. Se la prima reazione di Michel è quella di denunciare il suo aggressore, poi sia lui che la moglie decideranno di farsi carico della famiglia del giovane, i suoi due fratelli più piccoli rimasti soli, e offrire la loro solidarietà e il loro amore, dimostrando che in tempi difficili come quelli contemporanei, una speranza è possibile e viene offerta dalla famiglia. C'est pas forcément grande, mais c'est une famille extrêmement ouverte. La famiglia è il punto di partenza di ogni forma di solidarietà, è una base di democrazia, ma deve essere in grado di aprirsi, come succede in questo film. Deve essere una famiglia senza porte e senza chiavi, pronta ad accogliere sempre l'altro.